In realtà lui fa un'operazione molto sofisticata e ci trasmette la potenza e la capacità della pittura. E proprio nelle prime pagine lui porta queste due fotografie di quadri. Non so se voi riuscite a vederle, sono praticamente due militari inglesi, due militari britannici con grado diverso, solo che questi due quadri sembrano fatti praticamente a poca distanza uno dall'altro, in realtà ci sono parecchi anni, 150 anni di differenza, perché uno è uno sconosciuto capitano, l'altro invece, quello che vedete qui alla mia sinistra, è praticamente il primo marito della signora Camilla Parker Bowles, che adesso sta con l'erede al trono. Con l'erede al trono, sì. Quindi lui fa tutta questa, una serie di tutti questi esempi sofisticati, avvicinando quadri che in realtà sono molto lontani, perché la pittura ha questo potere di prevaricare il tempo. Se noi avessimo fatto due fotografie, in effetti questo è un po' il suo ragionamento, ma adesso ce lo spiega lui, perché è lui l'ospite d'onore e è quello che ha concepito anche la cosa. Se noi avessimo due fotografie di questi due signori sarebbero due cose completamente diverse e quindi due discorsi lontani anni luce, mentre invece la pittura ha questo potere. La pittura ha questo potere incredibile, cioè che ci mette in contatto con un'epoca con un'immediatezza assolutamente diretta, quando abbiamo il filtro interpretativo. È ovvio che di fronte a una scena allegorica, mitologica del XVII secolo, la nostra sensibilità ormai è molto lontana. Ma di fronte, per esempio, a una di quelle chiappone cellulitiche di Rubens, no? Che sembrano quasi commestibili, il nostro rapporto è immediato. Cioè nessuna descrizione letteraria o fotografica ci darebbe questo rapporto. E questa è la vera magia della pittura, è quello che la rende uno strumento di comunicazione straordinario. Ma la stessa cosa avviene in alcuni ritratti, se tornate indietro, che alcuni ritratti rinascimentali, cioè se uno pensa, non so, a Sebastiano del Piombo, per esempio, se uno lo incontra quel signore lì per strada e fa ben paura sul serio, cioè quei militaroni lì. Allora, questa è la grande forza della pittura, e lo faccio come difesa della pittura in un momento nel quale si dice la pittura è morta. Forse è morta una parte, però non è morta del tutto. Forse dovrebbe essere in grado di dialogare con gli altri linguaggi, questo è sicuro. Però l'abolizione del linguaggio pittorico da parte degli altri è una gag recente dei commercianti di pentole. Cioè sono soprattutto i mercanti newyorkesi che fanno quelle robe di latta e pensano che la roba di latta sia più importante. Stranamente fra tre secoli guarderemo molto sempre ancora con attenzione quei dipinti, mentre molti oggetti di latta li avremo buttati via. Allora questo rende, io mi rende ancora adesso appassionato per il fatto pittorico, senza sentirmi retrogrado, perché poi il vero dramma su questo tema è che ci sono le scuole opposte di pensiero, non voglio citare i nomi per non essere inelegante. Ma anche da noi ci sono quelli che dicono bisogna solo fare i quadri dipinti, gli altri che dicono bisogna solo fare i fili tesi con la lepre appesa sopra. Il dibattito è molto rozzo fatto in questi termini, va portato a un livello leggermente più complesso, in modo da capire che è vero che il mondo delle installazioni, le situazioni sono fantastiche, però adesso io vi vorrei prendere, io non sono come alcuni noti retrogrado, no? Ho avuto anche rapporti di amicizia con dei personaggi abbastanza significativi della modernità, tipo il mondo di Joseph Beuys, oppure Gianni Cunelli, siamo grandi amici. Ma se voi andate a vedere il blocco di margarina di Joseph Beuys, guardate il blocco, c'è un famoso blocco di margarina con una dedica all'Erzgebirge. Ma se uno non sa cos'è l'Erzgebirge, le montagne dell'Alta Slesia, se uno non sa cos'era il senso della margarina come alternativo al burro che non c'era nella Germania disperata del secondo dopoguerra, ma quella roba lì non ne dice niente. Vedo un gruppo di giovani americani che passano davanti a questo blocco di margarina giallo con scritto su in rosso, su Erzgebirge, non vuol più dire nulla. Mentre gli stessi davanti a
un'opera pittorica, magari non saranno in grado di capire chi è veramente San Gerolamo. Lì ci vuole un attimo almeno di sapere cos'è un santo e chi è San Gerolamo. Ma possono capire però che sta seduto in quel quadro, c'è lo scranno, c'è la pernice, c'è il vasetto, cioè due o tre cose le percepisce anche uno del Wisconsin, no? Allora, questo è il vantaggio della pittura. Le ispirazioni sono molto forti, io dico, poi certe cose mi ha commosso, cioè una piccola installazione scatolette fatta da lui che sta a Stoccarda con delle mascelle di topo trovate fuori, quelle che stavano fuori dai bunker di Berlino, delle mascelle di topo e una bottiglietta di Maggi è quella, perché i tedeschi chiamano Maggi, no, non Maggi, quello per fare la zuppa. Uno deve aver capito che quella roba lì era l'unica cosa che trasformava l'acqua calda in un brodo. Se non capisce quello, non capisce più niente a Joseph Beuys. Quindi quelle opere lì hanno bisogno di una grandissima partecipazione psicoconoscitiva per essere interpretate. Se invece vedete la signorina col sedere in aria di Boucher, quella che fu l'amante di Luigi XV, quel sedere lì è stabile, cioè è un tema che anche probabilmente fra un secolo qualcuno sarà ancora in grado di interpretare abbastanza facilmente.